È iniziata l'edizione 2016 di SIGEP, stiamo facendo una carrellata delle principali realtà aziendali presenti a questa edizione e incominciamo con Artemia, una ditta nuova impegnata nel bio e nel vegano. Ne parliamo con il titolare Giovanni Di Benedetto, che ci illustrerà le caratteristiche della sua azienda. Buongiorno a tutti. Allora, Artemia innanzitutto nasce con un'idea di fidelizzare il consumatore, e quindi viviamo la nostra azienda, tutto quello che noi facciamo e produciamo, con l'occhio del consumatore, anche perché le linee di prodotto che noi produciamo sono tè, cioccolate, diciamo prodotti, diciamo, dove il consumatore ha bisogno di vivere delle emozionalità. Ma dietro un'emozionalità è chiaro che bisogna arricchire di contenuti, e il primo contenuto è la qualità, ma soprattutto il controllo della filiera di produzione del prodotto, andandoci a certificare con un concetto di dichiarazione gluten free e anche per il concetto del vegano, perché oggi ci ritroviamo un consumatore evoluto rispetto a 20 anni fa, dove trova un'offerta superiore al supermercato rispetto a quello che si trova comunque all'interno, diciamo, dei locali o della ristorazione. Quindi Artemia continuerà su questa politica, ma soprattutto una politica legata a dare comunque dei valori aggiunti di prestigio, di immagine e di eleganza in tutto quello che è il nostro modo di presentarci. Quindi ciò presuppone anche una formazione di chi è impegnato nel settore bar caffetteria. Chiaro, la formazione è importante, anche perché oggi quando si parla di intolleranza non è una moda, perché si parla di salute e non si parla di un discorso estetico di dieta. L'azienda di cui è titolare si posiziona in una fascia medio-alta, in una fascia alta di mercato. La classe dei prodotti su cui avete puntato? Allora, il concetto del medio-alto è sempre legato a un concetto di mentalità. Oggi parliamo sempre di crisi, ma quello che notiamo è che la crisi è una crisi mentale, una crisi imprenditoriale. Oggi essere imprenditori è una grande responsabilità, ma significa investire su se stessi, ma soprattutto avere la passione di sapere quello che si fa. E noi notiamo che ci sono nuove realtà di locali, di una nuova generazione, che vivono il proprio locale come essere loro diretti consumatori e quindi dare il meglio e il massimo. E quindi vediamo, perché poi in una offerta che in Italia ci sono 160.000 locali, troviamo dei locali che lavorano bene e sono pieni, e poi magari di fronte ci sono dei locali che non lavorano. E quindi, scusate se lo dico, non si tratta di sfortuna, si tratta semplicemente di credere in quello che si fa. Nata 5 anni fa, 5 anni di crescita, 5 anni di successo. I prossimi obiettivi? Ma i prossimi obiettivi sono obiettivi dove noi vogliamo non fare dei saltoni, vogliamo continuare a crescere, perché i prossimi 5 anni saranno i 5 anni più importanti, e crescere però con delle solide basi. Bene, grazie mille.